Per quest'estate i turisti sceglieranno mete diverse dalle solite destinazioni degli anni precedenti. L'attenzione ricade sui luoghi più tranquilli, con poca confusione e rilassanti, dove poter passare un momento piacevole dopo il difficile periodo del Covid-19. La città di Fano è sicuramente una delle mete che rientra in queste caratteristiche. Per questo sono state adottate delle azioni concrete per far percepire ai turisti, ma anche ai fanesi, che la città sta adottando tutti gli accorgimenti necessari per rendere la vacanza più tranquilla possibile. A spiegarci nel dettaglio il progetto è l'assessore al turismo del comune di Fano, Etienne Lucarelli. E la nostra città e tutto il nostro territorio in questo momento sono delle mete ideali per passare un momento di tranquillità, un momento di relax, e sono le caratteristiche che oggi i turisti vanno a cercare rispetto magari alle mete più confusionarie, alle città metropolitane. È per questo che tempo addietro abbiamo impostato una comunicazione proprio su questo tipo di vacanza, su una vacanza che può trasmettere tranquillità, e già da qualche giorno abbiamo effettuato tutta una serie di installazioni per un'attenzione proprio a questo tema. Quindi abbiamo installato in tutta la città delle colonnine con il gel sanificante, allo stesso modo abbiamo fatto delle brochure distribuite a tutte le attività economiche sulle metodologie di comportamento per questo momento che stiamo attraversando, e anche tutti i luoghi pubblici hanno un'attenzione particolare con gel sanificanti, con bidoni dove poter gettare le mascherine, ma anche su norme di comportamento nelle biglietterie, all'ingresso dei musei, all'ingresso degli IAT e tanto altro. Ecco, questa rientra in un progetto che vuol far sì che le persone, i turisti che arrivano alla città, percepiscono questa attenzione nella città nel volergli regalare un momento di relax. Le installazioni sono state posizionate in luoghi strategici della città e con un'alta affluenza di persone, come il centro città e lungo le spiagge di Fano, da Gimarra fino a Ponte Sasso. In ogni punto sono stati allestiti anche dei cartelli con tutte le norme e le regole da seguire. Devo dire che in questi giorni anche dalle strutture ricettive stanno arrivando delle recensioni da parte dei turisti positive, che appunto trasmettono questa attenzione anche degli alberghi e delle strutture ricettive. Quindi un'attenzione particolare che vuol recepire anche nuovi turisti, perché tutti quelli che arriveranno quest'anno, insomma, potranno ricordarsi della nostra città e anche magari tornare in futuro. In più, il comune di Fano ha attivato un numero di telefono per turisti, il 366 3426 985, che permette di ricevere informazioni sulla città, sul medico o la farmacia di turno, ma anche sulle norme per prevenire il contagio da coronavirus.